Sirene di mercato francesi per l'Inter, l'Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso prepara l'assalto al giocatore ormai ai margini del progetto tattico di Simone Inzaghi. Sono diversi i giocatori che l'Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso proverà a ingaggiare nel corso di questa sessione invernale di calciomercato dopo un inizio di stagione altalenante e soprattutto i vari problemi registrati a centrocampo, tra l'assenza di Valentin Rongier e l'incertezza che ruota attorno ad Azzedine Ona. Ecco perché il presidente Pablo Longoria e il nuovo dirigente Mehdi Benatia, ex difensore tra le altre di Roma e Juventus, hanno individuato diversi nomi per rinforzare il centrocampo dei marsigliesi, tra cui un giocatore che potrebbe lasciare l'Inter da qui a qualche giorno. Si tratta di Lucien Agoumet, centrocampista franco-camerunense classe 2002, legato all'Inter da un altro anno e mezzo di contratto. Calciomercato Inter, ipotesi Marsiglia per Agoumet, utilizzato solo una volta in questa stagione da Simone Inzaghi, per lui appena 4 minuti in campionato contro la Salernitana, Agoumet potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione invernale di calciomercato e quella dell'OM sembra essere una pista concreta come riportato dall'Equipe. Le due società sarebbero già al lavoro per trovare un accordo. L'ex Spezia potrebbe tornare in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un affare che potrebbe andare in porto, ma il club francese deve fare i conti con la concorrenza. Agoumet, infatti, piace a diverse società in Europa, tra cui il Siviglia. Molto potrebbe dipendere proprio dalla volontà del calciatore, ingaggiato dall'Inter nell'estate del 2019 per 4,5 milioni di euro versati nelle casse del Sochaux. Da quel momento, per Agoumet solo esperienze in prestito con Spezia, Stade Brestois e Troyes, arrivando a racimolare appena 4 gettoni di presenza con la prima squadra dell'Inter. Questa volta il prestito al Marsiglia, o altrove, potrebbe essere decisivo per le sorti del futuro del centrocampista originario di Yaoundé, vista la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del prossimo anno. L'Inter conferma la fiducia a Sanchez e rimanda l'addio del cileno. Il calciomercato è materia difficile da trattare, visto che tutto può cambiare da un momento all'altro. Pensate, per esempio, alla controversa storia tra l'Inter e Sanchez, con il club nerazzurro che in estate ha scelto di riportarsi in casa il calciatore cileno, dopo che solo 12 mesi prima lo aveva scaricato pagandogli addirittura la buonuscita. Poi è successo che il rendimento di Correa è precipitato più in basso di quanto si potesse mai immaginare e a quel punto l'unica cosa fattibile, in un regime di totale attenzione ai costi, era alzare la cornetta e riaccogliere Sanchez. Questo però è già il passato, nel frattempo c'è stato di mezzo un intero girone di andata in cui il cileno ha faticato a mettersi in mostra. Un po' anche perché nel frattempo è esploso Thuram, che per l'intero girone d'andata non ha mai mostrato segnali di stanchezza ma che nelle ultime partite ha fisiologicamente rallentato, come normale che sia dopo una serie infinita di prestazioni con il piede a tavoletta sull'acceleratore. È adesso che Inzaghi avrà bisogno di Sanchez, e forse è anche per questo che l'Inter continua a smentire la voce, sempre più insistente, di un addio del cileno in questa sessione invernale di calciomercato. In un recente dialogo, l'Inter ha rinnovato la propria stima al calciatore specificandogli che non intende privarsene a gennaio. Dal canto suo, Sanchez si sta allenando senza mostrare alcun segnale di insofferenza. Per adesso nulla lascia intendere che nel giro di un anno possa consumarsi quello che sarebbe il secondo addio anticipato tra il club nerazzurro e l'attaccante cileno. Per adesso, quindi, si registrano solo smentite, sia lato club che lato calciatore.
Il per adesso però rimane d'obbligo, visto a cosa ci hanno abituato Sanchez e l'Inter. L'Inter vende Dumfries a prezzo dimezzato. A partire dalla trasferta del Ferraris, terminata poi in pari e patta con un deludente 1-1, l'Inter ha ritrovato Denzel Dumfries dopo oltre 3 settimane di assenza. Il numero 2 nerazzurro, una volta smaltito il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato lo scorso 3 dicembre al Maradona, contro il Napoli, è infatti tornare a figurare nell'elenco dei convocati di Simone Inzaghi per la gara di Genova, sfida in cui l'olandese è poi subentrato a circa 10 minuti dal termine. Una splendida notizia per il tecnico piacentino, che può finalmente sorridere per il recupero del classe 96. Fronte mercato, invece, c'è un'altra situazione che continua a tenere alle prese sia i nerazzurri che il laterale ex PSV, in scadenza a giugno 2025 e ora in netta difficoltà sul rinnovo. Calciatore e club non hanno ancora raggiunto alcun tipo di intesa per il potenziale prolungamento di contratto del calciatore e questo potrebbe sancire, e come, una partenza di Dumfries in estate, peraltro a offerte non congrue rispetto alla valutazione dell'olandese. Dumfries verso l'addio all'Inter in estate. Rischio cessione da 25-30 milioni e non più da 50-60. È gelo totale tra Denzel Dumfries e l'Inter sul rinnovo. Balla, infatti, 1 milione di euro tra l'offerta posta sul tavolo da parte dei nerazzurri, di circa 4 milioni, e la richiesta dell'entourage del calciatore per il rinnovo di contratto del proprio assistito, attorno ai 5. Ciò sta a significare che, senza alcun nuovo accordo coi nerazzurri, il valore dell'olandese, legato a questi colori da un contratto valido sino a giugno 2025, rischia di dimezzarsi e di passare quindi dai 50-60 milioni di euro, richiesti inizialmente dall'Inter dopo il periodo d'oro del classe 96 durante il Mondiale in Qatar, ai 25-30 milioni. A rendere ancor più fattibile l'addio dell'olandese in estate, sinora con pochissimi acquirenti, è l'arrivo di Tyone Buchanan, atteso a Milano nella giornata di domani. Un'operazione sui 7,5 milioni di euro più bonus che spingerà inevitabilmente Marotta e Ausilio a dover fare cassa tra soli pochi mesi tramite la cessione di alcuni calciatori. A confermarlo le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Fabrizio Biasin sul canale Twitch di TV Play, la sensazione che nutro è che quei 7 milioni spesi per Buchanan saranno ripresi con la partenza di qualcun altro in estate. Dumfries è una possibilità, è stato pagato 12 milioni all'epoca e adesso può essere un'ottima plusvalenza in caso di mancato rinnovo.